Shakrassi, Darinam, Shashra Shirasham, Shvetam, Ranamami, Patanjali. Oh. Ci prepariamo per Surya Namaskar tipo A. E cam inspiro Urd Vashtasana. ve espiro Uttanasana. trini inspiro urdva utanasana, chatuari espiro chaturanga. Pancia inspiro urdva muka shvanasana, Shat espiro ad muka shvanasana. Mi fermo per cinque lunghi respiri profondi. Dita delle mani belle aperte. petto che spinge, le gambe sono stese, lo sguardo all'ombelico, inspiro sguardo in avanti, salto, urdo utanasana espiro, uttanasana, inspiro, mi sollevo, urdo vashtasana e samasthiti, 2 e camino inspiro 2 espiro Rini inspiro 4 jump back espiro Chaturanga dandasana inspiro Urdhva mukha espiro Adho mukha 5 lunghi respiri Adho mukha svanasana il peso del corpo verso Proiettalo indietro, spingi gli ischi verso il cielo, il peso del corpo dietro verso i talloni, spingendo con il petto verso le cosce, il mento vicino all'esterno, satta. Salto, urlotanasana, ashtu, espiro, uttanasana, nava, ci solleviamo verso l'alto, urlotanasana, inspiro e sama se ti tipo B, e kami inspiro, utkatasana, dve, espiro, uttanasana, trini, inspiro, urlotanasana, ci jambek, ci inspiro, urdva mukka, espiro, Adho mukka. Ruoto il piede destro, eh, scusate, il piede destro tra le mani, inspiro, vira, badrasana, espiro, mani a terra, salto dietro, chaturanga, inspiro, Urdva mukha, espiro, adho mukha. Gamma sinistra avanti, vira, badrasana, inspiro, mani a terra, salto dietro, chaturanga, dandasana, inspiro, urdhva mukha, svanasana, espiro, adho mukha, svanasana e rimango 5 lunghi respiri. Durante l'ispirazione porto l'attenzione agli ischi che spingono dolcemente verso l'alto e durante l'espirazione peso del corpo proiettato dietro verso i talloni, stendendo più possibile le gambe, quadricipiti attivi. Panciasana, salto, piedi alle mani, inspiro, espiro, uttanasana, ci solleviamo fletto le ginocchia, utkatasana, e sama. Se ti chiudo, mi preparo per il secondo. Surya namaskar, e inspiro, dve, espiro, trini, inspiro, suore in avanti, chatuari, espiro, chaturanga, inspiro, pancia, urva, mucca, espiro, adho mucca. Sapta, gamba destra in avanti, vira badrasana, ashtu, mani a terra, salto dietro, nava, inspiro, Dvamukha, dacha inspiro, ado, mukha, Ekadasha inspiro, vira badrasana, duadasha, inspiro, chaturanga, rayodasha, inspiro, mukka. chaturdasha, inspiro, ado, mukha, svanasana rimango per 5, respiri profondi, le dita delle mani sono due ventose, spingo le braccia stese, spingo il petto verso le cosce, porto l'attenzione agli schi, sollevati, le braccia e le gambe sono stese, mi allungo, spingo il peso anche verso i talloni, se riesco vi appoggio a terra, se no mantengo le gambe stese appena appena sollevate, i talloni inspiro sguardo in avanti panchadasha urdhva uttanasana espiro shodasha uttanasana inspiro utkatasana e sama, si chiudo mi preparo divarico appena appena le gambe inspiro espiro padangustasana afferro gli alluci le mani sono rivolte verso il centro, il torace è dritto, i gomiti verso l'esterno, cerco di mantenere la schiena più possibilmente dritta per cinque lunghi respiri. Inspiro, suore in avanti, espiro, padashtasana porto le mani sotto i piedi e di nuovo espirando il, la fronte o meglio il mento verso le tibie. Posso qua il peso sull'avampiedi, sull'avampiedi così come a schiacciarmi le dita delle mani. Cinque lunghi respiri. Inspiro, sguardo in avanti. Espiro, mani ai fianchi. Inspiro, ci solleviamo. E sama, si chiudo: Apro a destra, uttitu asana. Ruoto il piede destro, allungo, vado a prendere l'alluce e sollevo lo sguardo alla mano. Allungo verso l'alto, apro bene il petto. triconasana, inspiro, torno, ruoto 180 gradi i piedi, mi allungo dall'altro lato, vado a prendere la luce sinistra, se arrivo prendo la luce, se non arrivo la mano appoggiata vicino al piede, sulla caviglia, sulla tibia, dove arrivo arrivo è giusto per me, va bene, 5 lunghi respiri in triconasana, fantastica questa per la cervicale, Inspiro, sollevo, espiro, ruoto e ruoto il braccio sinistro oltre la gamba destra, pari rivritta triconasana. Apro bene il petto e lavoro bene sulla torsione. Le anche sono parallele alla parete di fronte. Inspiro, torno, ruoto i piedi, ruoto il braccio destro oltre la gamba sinistra, apro il petto e stendo. Fare i trikonasana, lavoro proprio sulla torsione del busto. Lo sguardo al centro della mano Inspiro, torno, espiro, sama, se ti chiudo, divarico sempre a destra un po' di più di prima, fletto il ginocchio, abbasso il braccio in linea con il piede, spingo il ginocchio contro la spalla, la spalla contro il ginocchio e il braccio è il proseguimento della gamba, il braccio in linea, lo sguardo è sempre al palmo della mano, così apre bene, posizione laterale. Puttitta parsva con asana. Inspiro, torno, espiro, ruoto, appoggio, spingo e vado dall'altro lato. Abbasso il bacino. Respiro, già e sempre. Cinque lunghi respiro. Inspirando, torno. Chiudo, ruoto, fletto il ginocchio, ruoto il braccio sinistro oltre la gamba destra, estendo il braccio destro in linea con la mia coscia. Al proseguimento della linea della gamba, lavora bene sulla torsione, respira con l'apice polmonare destro, tira, inspiro, torno, ruoto, fletto, incastro il braccio sinistro oltre la gamba sinistra. Respiro con l'apice polmonare, proprio con la rotazione, porta il respiro in alto sulla spalla, il braccio è in linea con la gamba dietro. Inspiro, torno e sama, ti chiudo. Divarico più che posso, più che posso. Prazarita Padotanasana, 1,80 m. Inspiro, espiro, scendo. Eh, con la sommità del capo a terra, le palme delle mani sono in linea con i talloni, divaricati quanto le spalle, gomiti a 90 gradi, il peso del corpo anche qua in avanti, la schiena è dritta, prasaritta padottanasana, questa è la A, 5 lunghi respiri, inspiro sguardo in avanti, espiro porto le mani ai fianchi, Inspiro, salgo e apro le braccia e vado due mani ai fianchi e scendo. Trini, espirando sempre schiena dritta. Solo la testa a terra, chiudi i gomiti. Respira. Inspiro, salgo in una respirazione e cam apro le braccia, dove intreccio le dita dietro la schiena, apro, trini, scendo, espirando e spingendo le braccia a toccare a terra col pavimento. Mi raccomando, premete bene con la punta dei piedi a terra, testa a terra, ovviamente la corona. Cinque lunghi respiri, questa è prasarita padotanasana C. Lascia andare qua, lascia andare il pensiero, libera la mente, inspiro salgo, espiro mani ai fianchi e cam dve. scendo, prasarita padottana dalala di, vado a prendere le punte dei piedi, vado a prendere l'alluce, i gomiti verso il cielo, cinque respiri ujjayi, schiena dritta. Inspiro sguardo in avanti, espiro mani ai fianchi, pancia, risalgo con la schiena piatta e chiudo samastiti davanti, parsvottanasana, divarico pochino i piedi, eh, piede sinistra chiuso in diagonale, dove espiro scendo con la schiena dritta verso la gamba, tengo il mento in avanti, proteso verso la tibia, 5 respiri ujjayi, Trini, inspiro, salgo, ruoto, cioctuari, espiro, scendo con la gamba sinistra verso il piede sinistro. Mantengo la posizione, 5 lunghi respiri. Parsbottanasa è la posizione dell'eroe, siamo degli eroi. Inspiro, pancia lentamente, apri bene il petto, mi sollevo, libero le mani a preghiera e... Chiudo Sama siete davanti. Mi preparo per un titù ad padangustasana. La gamba destra si solleva. Vado a prendere la luce destro. Pensa, io ho l'equilibrio. E avvicino dove e avvicino il busto alla coscia. La gamba sta su da sola. E eh? la presa è un appiglio. Rimango 5. Respiri. Sollevo il busto, ciottuari, ruoto e sguardo alla parte opposta della gamba. Rimango. 5 respiri, pancia dristi. Ce la fai. Inspiro, pancia attorno, sapta lascio andare l'alluce, posiziono la mano destra sul fianco, tieni, tieni 5 respiri. E lentamente scendo, cinque respiri sono lunghi, eh? mi preparo ashtu con la gamba sinistra, afferro la lucenava, espiro, mi fletto in avanti e lo sguardo in alto, eh? cinque lunghi respiri, la gamba sta su da sola, la presa è un appiglio, dasha. Inspiro, sollevo il busto e Kadasha, espirando ruoto la gamba, lo sguardo è alla spalla opposta, mantengo 5 respiri, utitu hashtap ad B. Inspiro, richiudo, dodasha, tra yodasha, espiro, tengo e rimango. 5 lunghi respiri, siamo a turda. E siamo chiudo. Arda, bada mezzo lotto destro. Per tradizione, prima la destra. Con la mano destra, se riesco, vado a prendere la luce dove mi fletto in avanti con il busto, e vado con la mano sinistra a terra a fianco del piede destro. Porto il mento verso la tibia. Se non riesco a prendere l'alluce con la mano, uso l'altra mano. Eh. L'importante è tenere sul ginocchio. Trini, sguardo in avanti, chatuaris, espiro, mi sollevo. Eh, Dall'altro lato, da mezzo loto sinistro, con il braccio sinistro vado a prendere l'alluce. Espirando, mi fletto in avanti, siamo a sapta, mano destra a terra, fianco del piede destro mento verso la tibia, 5 respiri ujjayi, inspiro sguardo in avanti, espiro, ashtu, inspiro, mi sollevo e nava, distendo la gamba in samastiti mi preparo per utkatasana facendo un surya namaskara e inspiro dve spiro tanasana trini inspiro urdo tanasana jambek chaturanga dandasana Pancia, inspiro urdo mukha svanasana shat inspiro adho mukha svanasana sapta salto piedi alle mani fletto le ginocchia e mi sollevo in utkatasana la posizione potente 5 lunghi respiri, se ti fa male il collo puoi flettere le braccia, se no le braccia sono stese, mi fletto in avanti, nava, dasha, inspiro, sguardo in avanti, chatwari, posso fare una sforbiciata per una in chaturanga, mukha, inspiro, adho mukha, inspiro, mi preparo per virabhadrasana, a, gamba destra avanti, su le braccia, giù il bacino, braccia stese, lo sguardo alle alle dita della mano mantieni su le braccia, spingi i mignoli uno contro l'altro, ashtu. mi giro dalla parte sinistra e ripeto: vira A con dalla parte sinistra con il piede. Sinistro giù il bacino sulle braccia, guerrieri. Guerriero B, apro le braccia all'altezza delle spalle, eh, lo sguardo è alla punta del medio, spingo con il ginocchio in avanti, con il braccio dietro, indietro, doppia trazione, siamo a Nava, Dasha, mi rigiro dall'altro lato, vado con la gamba destra, 5 respiri profondi. Dopo 5 <coughs> respiri <coughs> profondi, e Kadasha mezza verticale. Salto dietro, Chaturanga, Duadasha, trayodasha Urdva Mukha, panchadasha adho Mukha, e mi preparo per Pashimottanasana, saltando con i piedi oltre le mani, gambe stese. Prima faccio la dandasana sapta, 5 respiri. Le mani sono ai lato dei glutei, il mento verso il colpo. Cioè il... il mento verso il corpo per Jalandara banda. Se parlo con Jalandara sono un po' così. Inspiro Pashimotanasana, vado a prendere gli aluci. Mi inchino davanti e la Pashimotanasana la. Là... E la colonna è rotonda spingo la presa degli aloci i gomiti sono a terra e spingo proprio il petto verso le cosce 5 lunghi respiri dopo i quali inspiro mi fletto in avanti eh, mi, mi apro il petto e espiro vado a prendere oltre le dita dei piedi Paschimottanasana b 5 respiri, lo sguardo è agli alluci, posizione dell'ovest, ovest o avanti, Pascima. inspiro, sguardo in avanti, espiro, vado oltre le mani, se riesco incrocio, se no prendo il polso, cioè se riesco prendo il polso, se no incrocio o di lato, prendo i malleoli, dove arrivo arrivo è bene per me, Comunque, ricordati sempre di liberare la mente, libera la mente, il corpo sarà libero. Inspiro, vinyasa, jump back, chaturanga dandasa. Inspiro, urdva mucca, espiro, adomucca, jump through, salta e oltre, solleva il sedere, punta i piedi. A terra, puoi andare con i piedi in avanti fuori dal materassino, eh? se fa male il collo tengo il mento vicino al corpo, ma se non riesco a tenere i piedi uniti completamente, prediligo gli alluci uniti per l'intrarotazione della gamba. Incrocio e salto dietro, era dura, eh? inspiro Urdva Mucca, espiro Adho Mucca, salta. Oltre mi preparo per Arda Badda Padma Pashimottanasana. Allora, mezzo lotto destro, prendo la luce destro e vado giù in Ashto. Sapta è il da d'Andasana, Ashto è la posizione in questo caso, l'asana stiti. Rimango 5 respiri. Nava mi inspiro, Dasha mi sollevo il corpo per il vinyasa, e ka chaturanga dandasana, duodasa, urdhva mukha svanasana, trayodasa, adho mukha svanasana, Faccio jamfru fruppan, mezzo lotto sinistro, vado a prendere la mano sinistra. E rimango. Cinque. Lunghi respiri, lo sguardo sempre in avanti perché cerco di appoggiare il mento verso la tibia. Inspiro: se riesco faccio il jump back in, in mezzo all'oto. Eh? Ciaturanga, mucca, ado mucca e kuna, Vimshati Vim e salto oltre con trianguca e capada nasana la gamba destra dietro destra e in avanti il peso in avanti il mento vinyasa siamo all'asto gusto dritto 5 lunghi respiri Nava inspiro, Dacia, sollevo il corpo, jump back, echadasha, chaturanga dandasana, duodasha, Urva mukka, tra iodasha do mukka, chaturdasha, inspiro, la gamba sinistra piegata dietro. Panchadasha, espiro e mi allungo in avanti, cinque lunghi respiri. Eka, pada, triang muk. E capata pasci motta libera la mente, lascia andare, mantieni il vigile sul corpo. Śōdasha sguardo avanti, saptà inspiro vinyasa, ashtodasha chaturanga dandasana. E kuna vimsciati urdva mukka, vimsciati ado mukka. Sapta mi preparo per già non shircasana a ah. gamba destra vicino ash mi fletto in avanti busto disteso mento verso la tibia 5 respiri ujjayi questa è comoda ma mantieni il piede a martello mantieni vigile e mantieni comunque i banda tieni il respiro ujjayi inspiro nava dasha e kadasha chaturanga Luo da shourd va mucca, Trayoda Chaturdasha mis salto. Per panshada shalla jano a con la gamba sinistra. 5 respiri. A sinistra, a destra, tutto intorno a me. L'armonia della vita mi appartiene. Saptadasham mi preparo. Ashtodasha Chaturanga Dandasana e Kuna Vimshati mu, ado, Urdva Mukha Vimshati Ado Mukhashvanasana Sapta Jump Pru giano Chasana B. Mi siedo sopra il tallone, tallone nell'ano, le dita dei piedi sono rivolte verso l'altro piede e Ashtum mi. Allungo in avanti col torace, l'addome e il mento verso la tibia per 5 lunghi respiri. Mantieni banda. Inspiro, sguardo in avanti, sollevo il corpo. Dasha e Kadasha, jump back. Chaturanga Dandasana, duodasha, urdva mukashtanasana, raiodasha, ado mukashtanasana. C'è mi siedo in dandasana con l'altro piede sinistro sinistro, sotto la gamba, sotto le natiche, e pancia. Dacian, mi fletto in avanti per mantenere già chasana B un allungamento sulla gamba destra per cinque lunghi respiri. Le punte dei piedi rivolte verso il tallone. Il tallone. Respira Saptadasha. Sollevo il corpo. Vinyasa. Ashtodasha. Jambak Chaturanga Dandasana. Ekuna Vimshati. Inspiro Vim Vimshati. Espiro Ndhamukashvanasana. Jump through per Sapta Janushrasana. C. Piede in verticale. Ischia a terra. La punta del piede appoggiata. Destra. Se avete un mattoncino potete metterlo sotto il sedere, se avete lo yoga brick così alzate il bacino e aiutate la verticalità del piede. Inspiro, sguardo in avanti, jump uh, back, scusate, chaturanga e kadasha, duodasha, urva mukha, tra iodasha, mukha, chatur dasha. Inspiro, mi preparo la gamba sinistra, punta dei piedi a terra, apro bene ande or, il, la caviglia, il piede e vado panchadasha, espirando, prendo la posizione, la mantengo per 5 respiri, sempre in avanti il petto mento verso la tibia panchadasha, inspiro sguardo in avanti shodasha, scusate saptadasha, jump back ashtodasha, chaturanga ekuna vimshati, vimshati e jump through per marichasana a ah, gamba destra sta lì, la sinistra si stende ruoto il braccio destro oltre il ginocchio e aggancio il polso in avanti sempre il petto e il mento. Marici, primo Marici, saggio Marici. In avanti bene il mento. Inspiro, sguardo in avanti, Nava, Dasha, espiro, sollevo il corpo e Kadasha, Chaturanga, Duodasha, Urdvamukha, trayodasha adomukha Chaturdasha. Inspiro, salto in avanti e mi preparo per gamba sinistra braccio sinistro ruota panchadasha espiro e mi allungo prendo l'asana dall'altro lato mantengo 5 respiri giù il busto sempre col petto il mento verso la tibia piede a martello di terra shodasha mi sollevo saptasha Sollevo il corpo per Chaturanga, Stodasha, Kuna, Vimshati, urdvamuka, Mukha, Inspiro, Vimshati, adomuka Mukha e Espiro. Sapta, salto, Marichasana B. Allora, mezzo loto sinistro, fletto la gamba destra, ruoto il braccio destro oltre il ginocchio e aggancio. Spingi, 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 arriva a prenderti il polso se ci arrivi, eh? Dove arrivo è bene per me. Tutto questo in un tempo. Giù spingi bene, il, eh, cerca di proprio cercare il pavimento con la fronte, con il mento, inspiro, sguardo in avanti, Dasha e Kadasha, jump back, Chaturanga Dandasana, Duadasha, Urdva urdvamukha, Traiodasha, Do Mukkha, Chatur Dasha, Jumfru Dandasana. Prendo il mezzo loto destro fletto la gamba sinistra, ruoto il braccio sinistro davanti e aggancio dietro. 5 lunghi respiri Ujjayi, proprio dicevo di cercare il pavimento con la fronte o con il mento. Bellissima Marichyasana B, la posizione del pretzel. <ride> Shodasha, inspiro suolo in avanti. Saptadasha, sollevo il corpo per il vinyasa. Ashtodasha, Jambek Chaturanga Dandasana, espiro. E vimshati, inspiro, Urdva Mukha, vimsha espiro, Ado E sapta, andiamo per Marichasana C. Ruota il braccio sinistro oltre la gamba destra. E vado a prendere il polso, se riesco, le dita della mano. Dove arrivo, arrivo bene per me. Svuota la mente, lavora sulla torsione. Inspiro ashtu, libero il corpo. Nava chaturanga dandasana. Dasha, inspiro Mucca E kadasha, adomukka. Duodash, jump through. E mi preparo con il braccio destro oltre la gamba sinistra. Mi raccomando, qua sempre una bella torsione, qui se digerite è normale. Lo sguardo è dietro alla spalla. Cinque bei respiro già, inspiro, sguardo in avanti, mi preparo per trayodasha, eh, mi preparo per chaturanga turda ccia panchadasha urda mucca shodasha jump through per marichasana di mezzo lotto sinistro flette la gamba destra ruoto il braccio sinistro oltre la gamba destra e fletto il gomito vado a prendere il braccio dietro dai che ce la fate voi Tutto questo in un, in un vinyasa eh? Ruoto, ashtu, nava, espiro, chaturanga dandasana, dacia, inspiro, dua e kadasha, espiro, domukka, duadasha, inspiro, salto, mezzo loto destro, fletto la gamba sinistra, ruoto il braccio destro oltre il ginocchio sinistro, spingi, spingi, spingi bene col busto, poi fletto il braccio e vado a prendere l'altro braccio dietro. 5 respiri. ujjayi Se non avete digerito prima, digerite con la marichasana. Di inspiro tra iodasha, sguardo in avanti. Chaturdacia, espiro salto in chaturanga dandasana. panchadasha inspiro urva mukashvanasana. Shodasha, espiro adom mukashvanasana. Pronti a jump through per Navasana, la barca braccia e gambe tese, prudandasana e subito stendo le gambe, eh? 45 gradi, ne facciamo 3, potete farne anche 5 volendo, tra una e l'altra incrocio, sollevo l'olasana e ancora stendo le gambe, il busto è bello in avanti, eh? non andate troppo indietro col busto, piuttosto fletto leggermente le gambe e sollevo e poi ristendo le gambe, 5 respiri. Tra una navasana e l'altra, allo lasana, sollevo. E se riuscite a sollevare anche di più, eh? meglio, e stendo. pronti back, semanava, dacha, urdva, kadasha, adu, mi preparo per bugia pindasana saltando all'esterno vediamo quando è Banda, Mula Banda. incrocio i piedi davanti e lo sguardo è davanti bugia pindasana la A è sollevata, la B è con il mento a terra e i piedi sono sollevati, però non so se si vede. Mi raccomando, diana banda mulabanda. Eh? Da qui passo un attimo da Titi Basana, Bakasana, Dasha e Kadasha. Giambek Chaturanga Dandasana, Duadasha Urduva Mukashwa Nasana, tra Yodasha e salto sempre oltre le braccia per kurmasana le gambe sono divaricate oltre il materassino e spingo petto e mento a terra allora questa è la tartaruga aperta e eh, con le zampe fuori la kurmasana tutto in sapta 5 respiri nava porto i piedi sopra la testa il sinistro prima e il destro dopo per tradizione eh. Qua se avete i capelli ve li strappate con il, i talloni, può capitare, eh? meglio calvi, ma per la supta kurmasana 5 respiri nella tartaruga chiusa, inspiro eh, e, Levo il corpo e Kadasha passo da Bakasana volendo, Dodasha Jambek Chaturanga tra Yodasha Urdva Mukhaspanasana, Chaturdasha Adomukhaspanasana. Salto oltre per Garba Pindasana, la posizione del feto. Per tradizione loto, prima la destra e poi la sinistra. Infilo le mani dentro le cosce ed espiro, mi vado a prendere la fronte con le mani. Se non riesco a infilare le mani nelle cosce, eh, io le prendo dall'esterno. Se no, dovreste proprio cercare di riuscire. E vado dondolini 1 in senso orario: 9, 2, dondola 3, inspiro ed espiro 4, 5, 6 in giro orario: 9 dondoli come i 9 mesi del feto. E dopo il nono, in, le braccia sono infilate. tasana, mi sollevo con il sedere da terra. 5 lu, lunghi respiri. Uh, Nava inspiro jump dasha saturanga. e kadasha due da cha adho mukha shvanasana. e vado adesso nella Baddha con asana, Vrinda Ashtu, espiro, fletto le ginocchia, mi prendo gli alluci e mi fletto in avanti la schiena dritta. Eh, bada con asana A dritta, la... bada con asana B invece, schiena rotonda, praticamente eh, il naso nel, nei piedi. Invece la prima è il mento, oltre i piedi, cinque lunghi respiri. Inspiro, mi sollevo e padasha, duadas. Mi preparo per il jump back tra Yoda Chaturanga chatur, dasha Urdva Muca Shvanasana Pancia. Ado Jump through, salto, oltre, afferro. Uh, Di vari con le gambe, afferro gli alluci. afferro no, l'esterno dei piedi e busto e mento a terra per 5 respiri. Upa vista con Asana. Inspiro. Sollevo il busto, sollevo. Facciamo un vinyasa, jump back, chaturanga, inspiro l'udva mucca, espiro adomucca. Upavista con asana, inspiro mi siedo, espiro mi sdraio, vado oltre, rollo, prendo l'esterno dei piedi e mantengo la posizione con lo sguardo al cielo. 5 lunghi respiri. Le gambe sono stese, tieni le stese e scendi. Incrocio, salto dietro, canna cane. A testa in su, canna testa in giù. Vado in supta con asana, inspiro, mi siedo, Espiro. mi sdrago, inspiro, vado oltre con i piedi la presa dell'alluce, divaricati e rimango subta con asana Mantieni le gambe belle divaricate inspiro rollo torno e gambe dritte atterro sui polpacci senza fare sdeng atterrare sui talloni inspiro vini asa andiamo dambek chaturanga duada sha trayoda shardva mucca mi preparo per sudpada padangustasana. Inspiro, mi siedo, espiro, mi sdraio. Inspiro. Nava. Uh, inspiro, sollevo la gamba, avvicino, sollevo la testa. Eh? Sempre la tibia verso il mento. E il mento verso la tibia. Cinque respiri in subta padangustasana. Padangusta vuol dire presa dell'alluce, subta supina. Espiro, dasha schiena a terra e kadasha ruoto dalla parte destra per con la gamba a destra. E come l'uttita abbiamo fatta in piedi, questa facciamo sdraiati. Il polpaccio è a terra, eh? Più facile da sdraiati, eh? Lo sguardo è dalla parte opposta. Duodasha, inspiro, sollevo la gamba al centro e chiudo di nuovo chaturdasha Sollevo la gamba. Panchadasha, espiro. Shodasha, eh, ho la gamba a sinistra e sapadasha, eh, chiudo la posizione. Cinque respiri qui, subtapa d'angustasana. Ashtosha, schiena a terra e kuna wimshati, gamba a sinistra a lato, sguardo a destra. vimshati sollevo la gamba al centro dua vimshati appoggio bene la schiena a terra e faccio una chakrasana per tornare jump through dandasana mi preparo per ubaya padangustasana vado, inspiro, mi siedo espiro, mi sdraio inspiro, i piedi vanno oltre vado a prendere gli alluci, rollo la colonna, torna, rolla, no, ci rimane cinque respiri qua, pronti, rollo e mi fermo qui, cerco di mantenere le gambe più stese possibile, non sono con il mento verso la tibia, e sono separata, lo sguardo è su, il mento è sollevato. Lascio, lascio sui piedi, jump back, asa, chaturanga, urdva mucca, adho mucca, mi preparo per urdva mucca, paschimottanasana, inspiro, mi siedo, espiro, mi sdraio, vado oltre con i piedi, prendo l'esterno adesso, rollo e adesso avvicino più possibile il petto e il mento alle cosce, alle tibie, spingi. Incrocio Vinyasa. Jump back. Chaturanga, urla mucca, adho mucca, vai, 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 ne facciamo l'ultimo, è l'ultimo quasi. Inspiro, posiziono i piedi, talloni uniti, mi preparo per Setubandhasana, appoggio i gomiti e la testa a terra, rollo sulla testa appoggiata la corona e incrocio i gomiti sopra tipo Tutankhamon, prendo le spalle con le mani, se riesco rimango 5 respiri. Chakrasana per tornare, Chaturanga, Udvamukha, Adho Mukha. Jump through, mi preparo per Urdhva Dhanurasana e mi sdraio mi preparo per Urdhva Dhanurasana e facciamo 5 o 3 qua come ve la sentite eh? allora le dita delle mani oltre le orecchie inspiro mi sollevo su nava sollevo il corpo in arca attivamente per 5 respiri eh Dasha, scendo e ripeto, ripeto Nava, uh, urva Mukha, le braccia sono stese, lo sguardo al pavimento, le ginocchia sono flex, lavoro sull'apertura e se voglio avvicinare con la testa a terra avvicino le mani verso i piedi, se fa male vado su un attimo sui talloni, riscendo, per compensare faccio una Paschimottanasana, posizione in avanti, Paschima, Ovest, Pursva, Est. In avanti questa morbida, proprio morbida la schiena, rotonda, non ti preoccupare, anche se vuoi flettere le ginocchia, stiamo in contropostura. Inizia la closing sequences dopo un bel viniasa, eh? incrocio salto dietro, vai, urva mucca, do mucca, dai che ormai sono quasi finiti viniasa allora, samastiti sdraiati, salamba sangarvasana, ci prepariamo per salamba sangarvasana, alasana e la, se la serie finale, parto proprio così, sono stesa, eh? braccia gambe tese, schiena dritta, come samastiti ma a terra Dopodiché sollevo le gambe, inspirando, mi preparo per la candela, porto le mani, il palmo delle mani dietro alla zona lombare, avvicina i gomiti, estendi braccia e gambe, punta dei piedi verso il cielo, morbide ma puntate. Otto, 10 respiri in questa posizione, rilassa, comincia a rallentare anche il tuo respiro. Crea spazio nel collo: eh? non andare troppo col mento vicino al collo, ma crea spazio. Tette permettendo. Dopodiché, le gambe cadono oltre la testa. Appoggio le unghie dei piedi e stendo le braccia. Se non riesco a stendere le braccia e voglio mantenere l'appoggio, non c'è problema anche qua in alasana la posizione dell'aratro crea spazio nel collo fletto le ginocchia, mi chiudo la testa fra le ginocchia ho praticamente la pressione nelle orecchie questa come variante posso anche abbracciare le ginocchia da dietro è la carna pidasana, posizione del feto anche pin, pinda il feto, scusate, pindasana il feto da qui, <coughs> sempre... Ma almeno 8 respiri, manteniamo le serie finali, anche 10. Da qui prendo il loto, preferibilmente senza l'aiuto delle mani, eh, 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 Prendo il loto, il mezzo loto, le gambe incrociate come riesco. Mi prendo le ginocchia, estendo le, le braccia, tienilo già la banda, eh. Le cosce sarebbero parallele al suolo. Poi le avvicino per pindasana. Se le posizioni precedenti sono ben impostate, queste qua le riesco a fare facilmente. Se invece quelle di prima... Eh, eh ho fatto un po' qualche... <coughs> Se qua cado mi ribalto e muoio... No, non è vero. Rollo, torno, tengo il mezzo loto, il loto e... Mi preparo per Mazziasana. Uh, appoggio i gomiti, appoggio la testa in arco bene, uh, sono appoggiata proprio sulla corona e vado a prendere gli alluci. Gli alluci li prendo da sopra se ho preso il loto, da sotto se invece ho le gambe incrociate. Se non riesco a prendere il loto con le gambe incrociate. Mazziasana, il pesce. Da qui stendo le gambe e stendo le braccia per uttana padasana. Uh, se ho fatto mazyasana con le gambe stese, qui le fletto prima di estenderle. E le stendo in alto a 45 gradi. Testa a terra, questa è uttana padasana. Uttana vuol dire mm, eh, non potente Uh, i oh, oh, boh. Eh, beh, mi sono dimenticata. In... Ho finita la Uttanapadasana, mi preparo per la Shirsasana. Incrocio le dita delle mani, se voglio usare il muro, sollevo e vado nella nostra regina delle posizioni yoga. Posso stare anche 25 respiri, quanto riesco? Meglio farne 10, poi ne facciamo 5 con le gambe flex. e intenso, intenso, era ottana, ce l'avevo ancora in testa. <ride> 10 respiri Ujjayi in Shirshasana, 5 con le gambe a 90 ⁇ gradi e ancora 10 con le gambe risollevate. Shirshasana è proprio una meravigliosa posizione, ristabilisce tutto l'equilibrio dell'apparato circolatorio endocrino, da una sferzata ai processi metabolici: cioè è meraviglioso. Ecco le gambe a 90 gradi, è, è stese, e poi ritorna su. Vai, ingeggiamo la banda, ritorna su. Sapta Ashtu, massimo 25 respiri, dicevo la Shirshasana. Abbiamo un altro jump back chaturanga. Eh? Dai, su, stendi le gambe. No, ah, scusate, ci rilassiamo prima in balasana. Ci rilassiamo in balasana con l'attaccatura dei capelli appoggiata alle braccia stese, a luce destra sopra la luce sinistra. Per compensare, la balasana è per, perfetta. Fate balasana quando volete. Abbandono ogni coinvolgimento, mi ritiro nel mio rifugio interiore di pace. Inspiro, chaturanga, uh, vai, guarda la mucca adho mucca jump dandasana, jump dandasana. Mi preparo per eh, yoga mudrasana. Loto, vado da dietro con la mano destra a prendere il destro, con la sinistra a prendere il sinistro. Porto prima il braccio sinistro dietro perché ho fatto prima il loto destro e poi con l'apertura delle spalle mi fletto in avanti devo sistemare bene le tibie inspiro e vado in avanti espirando attiva i banda Inspiro, mi sollevo e faccio la mia Padmasana. Pollice e indici si toccano, le altre dita stese. Cinque respiri. L'ultimo sforzo dai, l'ultimo sforzo. Utplutti, solleva, solleva il sedere se ce la fai tienilo anche 10 respiri metti in pausa e 10 respiri plutti qui è fantastico ah. l'ultimo giuro che è l'ultimo l'ultimo l'ultimissimo jump chaturanga urdva mucca ado mucca e jump through mi preparo per la shavasana Ah, butta fuori l'aria. Ah, butta fuori l'aria. Butta fuori l'aria dalla bocca ah, e rilassati completamente. Abbandona tutto. Abbandona tutto il corpo sul materassino. Rilassati. Lascio cadere verso l'esterno ponte dei piedi, stacca la lingua dal palato, chiudi gli occhi, lascia ricadere gli occhi nelle orbite oculari, rilassa anche i capelli, lascio andare tutto, ansie, preoccupazioni, ma mollale lì, lasciale nel materassino, mi concentro sulle sensazioni, del mio corpo ascolto le sensazioni che il mio corpo mi rimanda e mi rilasso completamente è possibile che in shavasana entriamo naturalmente in apnea Va tutto bene, pensa al tuo respiro, ascolta le sensazioni che il tuo corpo ti rimanda. Ti lascia lì in silenzio. lentamente <coughs> ci risvegliamo prima le dita delle mani poi le dita dei piedi <coughs> poi mi stiro mi allungo sbadiglio <coughs> faccio tutti i movimenti che voglio e poi mi metto sul fianco destro sinistro e mi porto in posizione seduta Mani giunte vicino al cuore, cantiamo la OM e il mantra finale. Mi inspiro. Suasti Prajabhiyam Paripalayantam Nyaena Marghena Svasti.

Um.